guardando l'attualità e anche tutte le cose che in qualche modo abbiamo già detto. Tanto sono molto contento di avere Andrea seduto qui a fianco a me, perché non fa solo la parte del moderatore, giornalista che ti pone due domande, ma è perfettamente inserito in questo genere di argomenti e di problematiche, e quindi insomma ci parliamo veramente da colleghi. E, infatti io non ho fatto assolutamente niente di nuovo con questo libro, tant'è che mi sono lungamente chiesto se era il caso di scriverlo. La risposta che mi sono dato è che lo scrivevo soltanto per la seconda parte, e cioè per raccontarvi che cosa ho fatto io, altrimenti di ricettari di quello che bisogna fare per salvare il mondo in 10 lezioni, per salvare l'umanità, purtroppo ne abbiamo scaffali interi e da ormai 50 anni, perché sostanzialmente da quando si è inaugurato il filone della letteratura ambientalista con la Rachel Carson nel 1961, quando scrisse Primavera silenziosa, vedete, 61. E quindi non ci mancano purtroppo le analisi complete, rigorose, gli avvertimenti, fino ad arrivare poi a un certo ambientalismo più naif che ci ha fatto anche dei danni in certi momenti storici, ma vogliamo dire, non manca comunque il materiale per rendersi conto di quali sono i problemi. Io nel libro ho voluto raccontare come ho tentato di risolverli, quindi il Prepariamoci è veramente la seconda parte del libro, dove io spiego qual è stato il mio approccio con le energie rinnovabili, come sono riuscito a rendere una casa che era un collaboratore energetico invece efficiente e in grado di farci risparmiare sulla bolletta e sulle emissioni, come cerco di recepire ogni giorno i segnali che ci arrivano da questo complesso mondo nel quale stiamo vivendo, affinché siano degli avvertimenti usati bene per non essere poi sorpresi fra, purtroppo, penso, qualche anno al massimo, via via che i problemi non faranno altro che ingigantirsi. Su questo purtroppo dobbiamo dire, non certo che abbiamo una certezza, anche la meteorologia non è una scienza esatta, ma è una scienza. Quando parliamo di scienza vuol dire che ci mettiamo dentro degli indicatori razionali che attingono informazione dalla realtà fisica, che possiamo anche conoscere male, però facciamo il nostro meglio per misurarla e quindi avere delle grandezze fisiche, avere delle leggi che applichiamo a queste grandezze per fare delle simulazioni del futuro. Tutte queste simulazioni è ovvio che sono affette da incertezza, nessuno è un mago da conoscere perfettamente il futuro, infatti le chiamiamo previsioni, e ci sono previsioni in meteorologia, ci sono le previsioni del clima che sono a più lunga scadenza, ma ci sono anche tutte quelle previsioni che riguardano le nostre risorse del pianeta, le previsioni che riguardano la presenza di pesci negli oceani, quante foreste abbiamo da far fuori, quanti animali stiamo sterminando. Ormai ci sono una quantità di nostri colleghi di tante discipline che si occupano ogni giorno di quantificare qual è lo stato, direi, sofferente della nostra astronave planetaria, perché noi siamo un'astronave, viaggiamo nello spazio, 7 miliardi di persone, una quantità stimata tra i 15 e i 30 milioni di altre specie viventi, specie, non dico i numeri, noi siamo una specie sola, Homo sapiens, così così. 7 miliardi, di là ci sono da 15 a 30 milioni di altre specie di cui noi ne conosciamo 2 milioni e le altre non le conosciamo nemmeno, sono prevalentemente microorganismi, perché quelli che vedevamo bene, animali grossi o piante, li abbiamo classificati, il resto non si sa, eppure stiamo erodendo la biodiversità, stiamo inquinando l'atmosfera cambiando il clima, stiamo diminuendo le nostre riserve di minerali e di energia fossile e abbiamo una serie, possiamo dire, di lucette rosse che si stanno accendendo sul nostro cruscotto dell'astronave, e quando le lucette rosse si accendono ci invitano a essere prudenti, a capire perché, a studiare i motivi e eventualmente, se si può, rallentare, accostare e verificare se il danno è grave o possiamo continuare la marcia. Mi sembra che stiamo facendo esattamente il contrario. Le lucette rosse si accendono, quelle fisiche, e sono le più gravi. Si stanno accendendo anche quelle sociali, quelle politiche. Dico che sono meno gravi perché quelle possiamo sempre cambiarle e negoziare. Quando parliamo di crisi
e tutto il fiume di parole che ogni giorno viene speso nei nostri dibattiti, sui nostri giornali, in televisione, il 99%, se ci fate attenzione, riguarda problemi dell'uomo, riguarda le tasse da pagare, riguarda l'economia, riguarda i rapporti sociali tra le persone, la politica, ma queste sono tutte cose, infrastrutture, sovrastrutture culturali, le abbiamo inventate noi, questa specie le ha inventate. Invece le leggi fisiche che governano il mondo, quelle sono e sono lì da miliardi di anni e noi non possiamo negoziare con queste. Decidono loro quale sarà il nostro futuro. A me piacerebbe che ogni tanto parlassimo anche di questa parte col quale noi dobbiamo rapportarci, che comincia via via a alzare ogni tanto dei cartelli di stop. Vi faccio un paio di esempi, tu lo sai bene e magari dici qualcosa sul cibo, perché è l'argomento di cui ti occupi con profondità e non è infinito il cibo, lo sappiamo. Io vi dico due esempi per capirci sui minerali e su una cosa che all'agricoltura serve molto, il fosforo. C'è un editoriale su Nature uscito ieri che dice, attenzione, che noi possiamo fare tutte le negoziazioni politiche, economiche che vogliamo, ma esistono dei limiti fisici che una volta superati non ci permettono di andare avanti, così come stiamo immaginando il nostro futuro ora. E fa l'esempio del fosforo. Nessuno parla del fosforo. Avete mai visto un articolo in prima pagina sui giornali, attenti alla crisi del fosforo? No. Il fosforo è un elemento chimico fondamentale per la nutrizione vegetale. Se non concimi col fosforo, i rendimenti dei nostri suoli sono come quelli del Medioevo. Di fosforo ce n'è poco sul pianeta, poco utilizzabile da noi. La più grande giacimento di fosforo nella zona nostra mediterranea europea è in Marocco, e sono delle rocce con una buona concentrazione che si estraggono, poi vengono lavorate e si fanno i concimi che noi distribuiamo nei campi. Ma il giacimento, via via che viene sovrasfruttato da ormai quasi più di un secolo, sta esaurendosi. Questo non vuol dire che il fosforo si è consumato, ma il fosforo si è disperso. L'abbiamo usato, abbiamo coltivato le nostre piante, una parte è stato dilavato dall'acqua delle piogge, è finito in Adriatico, va a far fiorire le alghe che poi rompono le balle ai turisti fra qualche mese sulla riviera, e là però non c'è più. Via via che la miniera si esaurisce, noi dobbiamo spendere sempre più energia per scavare delle rocce che hanno una sempre minor concentrazione di fosforo, fino a che da un lato l'energia, sappiamo, costa sempre più cara e anche il petrolio fa la stessa fine, ce n'è, ma è sempre un petrolio più difficile da recuperare, quindi costa di più. Quindi le due cose vanno purtroppo ad amplificarsi. Più energia per scavare, più suolo per ottenere sempre meno fosforo. Poi questo fosforo mi arriva qui, lo butto via, e cosa faccio? Fra qualche anno, decennio, io adesso non ho il dato, non c'era scritto neanche su Nature, dice soltanto, alza una bandierina e dice, occhio, perché prima o poi quel fosforo è finito. E quando è finito? È finito per sempre, non c'è più. Allora dopo tutti a correre si porranno il problema di come facciamo a fare un'agricoltura a elevata produttività senza il fosforo, e dici sì, ma è da anni che ve lo stiamo raccontando, e invece si va avanti ciecamente, bruciando la miniera fino a dove può dare. Un certo giorno qualcuno, economicamente la miniera funziona molto bene, chi la detiene oggi fa un sacco di soldi, il giorno che però è finita è la collettività che è privata di una risorsa fondamentale sulla quale non abbiamo riflettuto, per esempio su una filiera di riciclo del fosforo. Questa è una luce di quelle che si stanno accendendo, una spia lampeggiante che ci dicono perché stiamo andando in riserva, e quindi ecco il motivo per cui dobbiamo prepararci. Ora, non voglio qui farvi una conferenza tediosa con un sacco di altri riferimenti, ma sappiate che questo stesso ragionamento vale per il rame, vale per il tungsteno, vale per il neodimio, vale per le risorse anche rinnovabili, perché i pesci negli oceani stanno facendo la stessa fine, ne stiamo usando più di quanto si riproducano, e quindi abbiamo le estinzioni di pesci pregiati in alcune zone degli oceani mondiali. Intanto la popolazione aumenta, la popolazione che è abituata a fare con poco oggi vuole fare con sempre di più, tipo Cina, che copia un modello che è, guarda caso, quello americano. Le fette di torta si riducono, e qui allora entra in gioco l'economia. Concludo con una notizia che ho sentito poco fa in radio. Il problema della discarica a Roma
dove vogliono fare la nuova discarica vicino a Villa Adriana, un chilometro dal patrimonio dell'UNESCO, tutti si agitano, fanno benissimo, è giusto opporsi a questa scelta assurda, proprio lì la devi fare, ci saranno altre possibilità, ma nessuno nei dibattiti ha affrontato il problema del motivo per cui oggi abbiamo una discarica, perché abbiamo un'economia estremamente ingorda di materie prime e che genera un sacco di rifiuti. Nessuno di quelli che chiacchieravano, compreso economisti, che si limitavano a dire, a discettare della sindrome NIMBY da una parte, non la voglio la discarica del mio giardino, la voglio dell'altra, allora dobbiamo fare il termovalorizzatore. Il problema fondamentale è che noi non possiamo permetterci come specie di fare così tanti rifiuti non riciclabili, perché una parte li puoi riciclare, ma ce n'è una parte che purtroppo non potremo neanche riciclare. Allora è questo il nocciolo della questione, 540 kg di rifiuti pro capite all'anno per un italiano medio, una quantità enorme, più di un chilo e mezzo al giorno di rifiuti, ma possiamo permetterci di buttare via tutto questo ben di Dio? Dietro ogni rifiuto c'è poi della materia prima, dell'energia e spesso ci sono delle tossicità, perché il rifiuto, una volta che lo tolgo di mezzo e lo smaltisco con metodi non perfettamente sorvegliati, diventa poi una fonte di tossicità che noi ci rimangiamo con il cibo, con i vegetali che saranno coltivati su terreni dove ci sono stati percolati, con metalli pesanti o altri composti inquinanti. E qui chiudo con una considerazione. In tutto questo quadro, la nostra politica che cosa ci propone come ricetta per uscire dalla crisi, che è una crisi generata anche da tutte queste problematiche fisiche sottostanti? La crescita. Ma facciamoci spiegare da un politico medio, ma anche dal nostro premier, che cos'è la crescita. Non lo dicono mai, ma la crescita nella loro testa è semplicemente che dovremmo riuscire a far circolare di nuovo più soldi, magari stampandone anche di finti, l'importante è che con questi soldi andiamo al supermercato, compriamo più oggetti di qualsiasi genere, non importa se servono o non servono, tanto i desideri, come dico nel libro di un capitoletto, sono infiniti, mentre i bisogni per fortuna si possono soddisfare e poi fermarsi lì. Una volta che compriamo di più, non ci raccontano mai che cosa c'è dalla parte, la seconda parte della storia, vuol dire che sono più rifiuti. Abbiamo esaurito un po' di più la miniera e abbiamo aumentato un po' di più la discarica. Questa, signori, è la crescita così come la intendiamo oggi. Adesso magari Andrea passa il suo libro e dice come i suoi... Questa è l'economia triste, l'economia grigia, la tua economia colore...